Io non ci sto, nel senso che lo stadio è un'istituzione per Alleghe, è un'istituzione per l'Agordino, è un'istituzione per il Bellunese e per l'Italia stessa, l'Italia dell'hockey. Scroscio di applausi per il presidente dell'Hockey Club Alleghe che al sit-in organizzato per contestare la decisione sconcertante di chiudere il palaghiaccio per il caro energia non usa mezze parole per esprimere il proprio dissenso, che è un grido d'allarme per la tutela dello sport e di una montagna che rischia l'abbandono definitivo. Parliamo tanto di spopolamento, ma i nostri ragazzi una volta che chiudono lo stadio dove vanno? Cosa fanno? Io ho due figlie, si sono sposate, sono andate via da Alleghe, ma perché? Perché ad Alleghe non c'è servizio, non c'è la montagna in se stessa, sta perdendo servizi, sta perdendo di tutto. Stavolta è stata una bolletta decuplicata a L'intervento costringere l'amministrazione comunale di Alleghe ad alzare bandiera bianca. Costi insostenibili per il comune ai piedi del Civetta. non possiamo andare oltre il fine mese. Oltretutto, guarda caso, quest'anno ci si è messa anche la siccità, la centralina ci dava un grande supporto come produzione di corrente, e invece sta girando al minimo, al limite di spegnersi. Una decisione, quella dell'amministrazione alleghese, seguita a ruota da quella di Pieve di Cadore per lo stadio di Tai, mentre resiste Feltre che conta di tendere una mano alle società rimaste orfane del proprio rettangolo di ghiaccio. Al sit-in di ieri, presenti centinaia di giovani delle società sportive, oltre ai sindaci della Vallata Gordina e rappresentanti della politica regionale e nazionale. Noi non l'abbiamo su con le amministrazioni nostre comunali, perché alla fine loro ci mettono il cuore, è gente che lavora per noi e questo è molto importante, però è importante non fare morire i territori.